Siamo qua oggi nella palestra Thai Box Sanremo e abbiamo organizzato uno stage di Muay Thai, comunemente chiamata anche box thailandese, per far conoscere anche qua nella zona questa meravigliosa, meraviglioso combattimento. Salutiamo anche l'istruttore Giorgio Curone che collabora con la palestra Thai Box Sanremo, quindi siamo noi in questo momento. Insieme a me c'è l'istruttore di Gladiator, la palestra di Muay Thai di Ventimiglia, Fabio Emanuele, che è nostro ospite. Siamo qua con gli allievi anche della palestra di Fabio Forte, Sara Doggio e anche altri, tanti altri ragazzi che sono venuti qua per coprire questo sport e allenarsi oggi con noi. Ringrazio di cuore a Thai Box Sanremo che ci ha ospitato per questo primo evento, speriamo il primo di tanti altri. Nicola è un amico da tanti anni, ci andiamo tanti anni insieme, mi ha dato una mano nella preparazione dell'ultima gara che ho fatto. Ma fai pure incontri agonistici o solo? Sì, noi facciamo anche agonistici, oggi ci siamo solo due agonisti della nostra palestra che combattono il contatto con l'Italia. Sì, diciamo che siamo qua in una giornata di pomeriggio di sport per allenarci, per riprovarci insieme a questa comune passione che abbiamo, la Muay Thai, e sperare anche di promuovere iniziative in futuro da coinvolgere anche un'altra fascia di ragazzi giovani che vogliono intraprendere questo tipo di disciplina. In breve dove hai combattuto, a che livelli? L'ultima gara che appunto Nicola mi è stata a preparare è stata la finale dei campionati italiani classe A di Muay Thai, si è disputata a Rimini e niente, sono contento, è andata bene, ho vinto e niente, adesso nuovi appuntamenti per il mese di gennaio. Io sono istruttore di Muay Thai da diversi anni, pratico questo sport da 17 anni e sono stato tanti anni della mia vita a praticare in Thailandia, ho vissuto là e sono stato proprio diciamo, nella culla di quest'arte qua. E mi hanno trasmesso tantissime cose e ho combattuto a livelli semi-professionismo, ho combattuto in Thailandia, sono stato ex campione del Sepasit Stadium in Thailandia nel 2007 e categoria 60 kg e niente, adesso ci dedichiamo all'allenamento, alla preparazione dei ragazzi, degli agonisti per chi vuole combattere, anche per chi non vuole combattere.